Dal 5 al 6 giugno 2010, lungo la pista ciclabile del Lago di Varese, abbracciamo il lago. Abbracciamo il lago è una grande festa per tutta la famiglia, con un sacco di divertimenti, sport, musica, mercatini, gastronomia tipica e il gran finale pirotecnico. E domenica 6 giugno, dalle ore 16, partecipa anche tu all'abbraccio più grande del mondo. Un'occasione unica da Guinness. Anch'io abbraccio il Lago di Varese. 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 Assieme abbracciamo il Lago di Varese. Un'occasione unica da Guinness. Abbracciamo il lago sarà da Guinness anche per i tanti eventi che accompagneranno la due giorni sulle rive del lago di Varese con il coinvolgimento dei 9 comuni riveraschi. Aspettiamo anche te! Acqua, fuoco, musica campestre e fuochi d'artificio saluteranno la maratona di manifestazioni dal borgo di Mustonate con una serata speciale da non perdere, la notte di domenica 6 giugno. In una cornice assolutamente splendida che unirà quindi la bellezza naturalistica e paesaggistica dei nostri territori, un concerto musicale all'aperto e con un evento ancora più suggestivo perché contestualmente al concerto ci saranno poi i fuochi d'artificio proprio sulla di Varese che coroneranno questa nostra manifestazione. I ministri dell'interno del G6 a Varese coordinati dal ministro Maroni. L'incontro, svoltosi il 28 e 29 maggio e al 14° appuntamento, è stato finalizzato a favorire soluzioni condivise su grandi temi di interesse internazionale, quali migrazioni, lotta al crimine organizzato, ai patrimoni illeciti e al terrorismo. La riunione ha coinvolto, oltre a Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia, anche Stati Uniti d'America e Commissione Europea. Intervento della provincia di Varese a sostegno di 3 aziende agricole del Basso Varesotto che rischiavano la chiusura, non potendo più conferire circa 11 quintali di latte complessivamente prodotti a nessuna cooperativa. L'assessore Specchiarelli ha contattato Sant'Angiolina, azienda dell'Odigiano, che si è impegnata a ricevere il latte di qualità prodotto dalle 3 piccole aziende che ora hanno un futuro garantito. Oggi abbiamo trovato una collocazione definitiva grazie alla cooperativa Sant'Angiolina, grazie al suo presidente il dottor Baietta, che ha dato questa grande disponibilità con la propria cooperativa a venire sul territorio a portare il latte nella propria azienda. L'alternanza scuola-lavoro al centro di un convegno dove è nato il confronto con la comunità professionale sull'inserimento lavorativo. Il tema dell'alternanza, molto sentito sul territorio, è legato anche ad una borsa di studio intitolata a Giampiero Vedani, titolare dell'omonima ditta, che premierà progetti eseguiti con l'uso del CAD o ARCHICAD realizzati dagli studenti delle classi quinte geometri. I video e le ultime notizie dalla provincia di Varese sono sul sito www.provincia.va.it. Dal 5 al 6 giugno 2010, lungo la pista ciclabile del Lago di Varese, abbracciamo il lago. Abbracciamo il lago è una grande festa per tutta la famiglia, con un sacco di divertimenti, sport, musica, mercatini, gastronomia tipica e il gran finale pirotecnico. E domenica 6 giugno, dalle ore 16, partecipa anche tu all'abbraccio più grande del mondo. Un'occasione unica da Guinness. Anch'io abbraccio il Lago di Varese. 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 Assieme abbracciamo il Lago di Varese. Un'occasione unica da Guinness.